Tac, numero 81. Track 81. Salve a tutti, bentornati nei nuovi di Keyforge. Come aveva annunciato il Bonfi con gli occhiali la scorsa settimana, che non sono io, è nato Bonfi, aveva annunciato questo video qui, il resoconto di Modena. Allora, la fiera abbiamo incontrato un nostro socio della Multicore, il mitico Frank, Tio Cristiano. Ci siamo divertiti un sacco a girarla, a vedere i vari stand che c'erano. Molto sortita, c'erano vari sport, anche di tutto. E la cosa più bella è la sera, invece, siamo andati a mangiare con i nostri iscritti. Yeah. E ci siamo stradivertiti, fatto quattro chiacchiere. Con i nostri iscritti, tra cui il campione Voltun. Che noi non lo chiamiamo, vabbè, Uare o campione Voltun. No, il nostro iscritto. È il nostro iscritto. Fai conto che è stato. Lui, prima di essere il campione Voltun e prima di essere conosciuto come Aresto, era il nostro iscritto. Pensa quanto eravamo forti. Non ha imparato da noi. Esatto. Perché? Quanto non siamo forti a giocare. Esatto. Lui ha fatto top 16. 16, se mi ricordo male. È stato eliminato da una ragazza, come ha detto, che l'abbiamo intervistata così al volo. Anche lei ha detto che è stata eliminata tranquillamente perché ha vinto per culo. Aveva una tensione addosso assurda. Parlando della fiera in generale, io me la sono passata divertente. Sono andato tutti e due i giorni. Contando che domenica noi non. Io e lui avevamo preso abbonamento per entrambi i giorni. Jack no, perché purtroppo domenica, la sera fa sabato e domenica lavorava. Purtroppo nessuno dei tre, dei due, vabbè, ha avuto l'accesso al dei due. Però io in realtà abbiamo detto, vabbè, abbiamo i biglietti, ci andiamo con i nostri tempi, ci vediamo alla fiera, vediamo chi vince. Sì, un po' di acquisti. Facciamo un po' di acquisti, tipo il portalec di Keyforge. E vado a prenderlo? No. Mm. Vari portachiavi miei, soprattutto a tema anima, tipo anime, Attack on Titan, Pokémon, Perush vari, robe varie. Ci sta, se piace la fiera, molto bella. E comunque, diciamo che qui in zona è una fiera abbastanza grossa, perché dopo... Cioè, qui in zona c'è il Bologna Nerd, sì, il Modena Nerd, il Lucca, però Lucca è già un po' più lontano, però oddio, più o meno siamo qui. E comunque, facciamo un annuncio anche qua, adesso finalmente Ravenna si è smossa per fare anche loro le fiere. Sì. La stiamo organizzando insieme a Romagna Comics. Ci saranno grandi ospiti comunque, perché un paio di doppiatori tipo Vegeta, di Vegeta, quello di Bakugo e di Midoriya di My Hero Academia. Quello di Spider-Man, quello di Spider-Man, videogioco di Spider-Man. E poi tanti altri. Io dall'esperienza giocata non mi ero allenato abbastanza, perché col lavoro, sono sincero, non mi sono allenato abbastanza. Però, quindi, voglio migliorare, come ho detto con Ale, che lo sento quasi... quotidianamente. Non tutti i giorni, ma quasi. I due campioni li sento, perché ho trovato i contatti. E loro arriverà qualcosina, diciamo, io diciamo. Sì, dovrebbe esserci una sfida in atto tra loro. Campione Voltur, campione Gear Champions. Preparatevi a questa chicca se riusciamo a registrarla, ovviamente, sì. Perché Ale tra un po' si sposa. Parlo io, vabbè. Vai, è la fiera veramente bella, ben organizzata, tantissima gente, soprattutto la domenica. Zone retro bellissime, con tutte le varie le vecchie console, oppure le remastered, tipo la PlayStation Classic. Cosplay, ci sono state delle persone che hanno fatto dei cosplay incredibili, tipo Tempo, se non li hai notati, ma io a un certo punto ho incrossato due ragazzi, un ragazzo e una ragazza. Uno travestito da Escanor di Seven Deadly Sins, e lei travestita da Diane. Bello che, non so se tu hai visto o l'anime, ma Diane è una gigantessa. Lei sarà stata alta tipo 2 metri e non aveva i tacchi. Zona giochi di carte, diciamo, giochi di carte, giochi PC, PlayStation vari, videogiochi. Molto bella, ben organizzata, bellissima la zona Keyforge, un mucchio di gente, diciamo che per fortuna nella zona giochi calde e videogiochi, la zona di Keyforge era vabbè, poi torneo, diciamo bene, io vi dirò un po' più del dettaglio nella parte giocata, perché è quello che interessa a me. Allora, io sono andato là con buone aspettative, che sono, anche se non sono passato al dei due, sono state tanto contento, perché uno sono andato con due, ma preso una settimana prima, sì. E ho avuto tempo, cioè sono giocato comunque, diciamo che uno in particolare ho preso per farmelo bannare, perché come sapete è stato il Grand Championship, è stata modalità tripletta, quindi 3 mazzi di cui uno viene bannato, e mi sono portato un OTK in pratica da farmi bannare e giocare con gli altri due. E diciamo che come strategia ha funzionato, quando non mi hanno bannato OTK ho vinto facile. Quello, le altre volte è stato un po' più tosto, soprattutto perché ho incontrato mazzi di alto livello, che purtroppo per via tempistica è stata una partita secca. Ho incontrato un mazzo, cioè mi ha messo, per fare una partita ci abbiamo messo 46 minuti.
Beato, io ho fatto 9-20. Ok, comunque alla fine ho fatto 4 vittorie e 2 sconfitte. Beh, non è male. Ora, rimandiamo all'intervista. Com'è stato essere per la prima volta campione italiano? Che devo dire? Sono un po' senza parole perché... Cioè, uno ci spera, non è che dici, ah, ci provo, vado, anche perché io non è che avessi fatto beta testi marzo, non ho mai tempo, non ci vado, quindi avrò fatto se no qualche altra partita di questo. Però mi sentivo che stavolta avevo portato tre mazzi che, con cui potevo giocare, insomma, che me li sentivo miei, ecco, quindi avevo un bel feeling con i mazzi, a differenza di quando ho giocato al Vulture, che è un mazzo e... Al fine video ci sarà una bella sorpresa. Sì. Non mi sono trovato bene, nonostante le famose statistiche fossero stratosferiche. Invece ho portato tre mazzi che come statista sono stratosferici, però hanno delle grandi sinergie e grandi e sono esplosivi, ecco, quindi mi ha detto mi sento bene, mi sento benissimo, mi sento molto emozionato e sono contento. Io tanti anni comunque gioco di carte, sono al Magic nel 94, tralti e bassi. E poi mi sono avvicinato a chi fu. Comunque insomma, se no, come tutti i track sono ti manca diventare il mazzo o ti piace questa cosa di avere già un mazzo e provare l'ebbrezza di giocare il mazzo? Ma ti dovessi dire, io sono stato un giocatore Magic che ha sempre amato buildare il proprio mazzo. Ho sempre fatto le liste a modo mio, anche i miei amici lo sanno, inventandomi cose. Però questo formato di Keyforge a me piace molto perché della tripletta, del deck building che mi hai chiesto, sì. Mi piace anche non dover fare deck building, lo vedo da un punto di vista, cioè di un giocatore che gli piace fare deck building, ovviamente non ci metti le carte che vorresti giocare, però vuol dire che devi imparare meglio a giocare quel mazzo, lo devi studiare meglio, devi capire tutte le sinergie, perché sono sinergie che ti sono già arrivate, sono sinergie che te non hai scelto, o meglio, può esserti scelto il mazzo, ma te con le side non è che te lo scegli, arriva il mazzo, lo apri. Quindi il bello di questo gioco è riuscire a estrapolare da ogni mazzo la sinergia giusta, il potenziale, ecco, quindi questo lo amo particolarmente, cosa che in Magic, comunque Magic è sempre un grandissimo gioco. In Magic te lo crei, ma è molto diventato adesso andare online, scaricarsi le liste dei mazzi più forti e montare quei. Cioè, ora è un po' di anni che ho abbandonato un po' il Magic, nonostante prendere un po' via del tempo, del fatto che ora mi sto dedicando anche più a Keyforge e non posso dedicarmi a due cose in contemporanea. Non so se le lettere queste sono state a raggiungere il maggior numero di giocatori. L'ho letto, è una cosa fantastica. E bisognerebbe dire ai nostri amici americani, dice Joe è nato là, però l'Italia fa sempre la sua parte. Noi siamo sempre quelli al Vulture, abbiamo fatto dei numeri stratosferici. Questo championship è veramente un numero incredibile, cioè io i primi anni che ti ricordo, giocavo a me i primi anni al 94 non c'erano questi numeri, non c'era nemmeno una lega, cioè quella gente dice che Forge è un gioco in via di declino, secondo me non è vero assolutamente, perché loro magari sono molto giovani, non c'erano quando nel 94 ho giocato, ma nei primi tempi si giocava in 10, 5, circoletto, 4, 5, cioè non c'era il gioco organizzato, questo in un anno che c'è il gioco nemmeno un anno ci sono numeri da 350, 250 persone, cioè questi non sono numeri di un gioco in via di declino, questo è un numero di un gioco invece con bella appeal, piace alle persone e ragazze, e poi quello che amo di questo gioco è che ho trovato tanti amici, ho trovato tanti avversari corretti, si gioca in modo anche, devo dire, rilassato, cioè, non c'è l'accanimento che c'è in altri giochi, c'è tante cose buone, e poi giustamente il fatto che almeno per ora non ci siano premi in denaro come invece su Magic, forse questo aiuta a tenere il gioco su un livello anche più amichevole. Poi che c'entra, competizione a competizione, giochiamo tutti per vincere, però se vi giochi in un ambiente rilassato, Avete appena visto l'intervista?
vi annunciamo che la prossima domenica, quella che sta arrivando il 6 ottobre, saremo alla, all'Orso 5, che è un bar di Cesena, che si trova in via dei Ciclamini 15. Bellissimo come lo pronunci, capiranno tutto. Saremo a streamare, barra giocare, perché alcuni giocheranno. Entrambi. Chi voglia partecipare... si iscriva, più o meno, è un store championship. Store championship. Quindi dai, vediamo. Sì. Questo è un bug, balla negozio di carte. Vi salutiamo, vi mandiamo ai video che usciranno mercoledì. Mercoledì che uscirà Clash. Il Clash Royale di Yak. Una cosa particolare. Sì. Io vi dico una cosa particolare perché non so neanche io cosa sia. Ciao ragazzi. Guarda, mi ha fatto piacere. No, a me mi ha fatto piacere davvero. Piacere tutto mio e vediamo ora sì. E poi saranno i prossimi appuntamenti qui da Light, dagli Anikdo. Ciao a tutti.